I numeri della raccolta indifferenziata abbiamo cercato anche di darli soprattutto per quello che riguardava le ecoisole nelle frazioni, parliamo di circa 8.000 utenze, ci permettono di avere una raccolta complessiva che si attesta intorno all'85%, quindi di raccolta indifferenziata siamo intorno al 14-15%. Tutto il resto è ben differenziato. Sul territorio teramano stiamo riuscendo, sul territorio teramano diciamo del centro storico e dei quartieri della città, quindi stiamo comunque avendo un grande successo, riscontrando una grande propositività da parte dei cittadini. Ci sono soprattutto nelle situazioni dei condomini particolarmente grandi, densamente abitati, ancora delle incongruità di conferimento. Probabilmente le persone non hanno ben chiaro che cosa va inserito all'interno, e per questo con la TEAM ci stiamo attivando per predisporre dei banchetti il sabato al mercato di Teramo e il martedì al mercato di San Nicolò, che sono diciamo i più importanti in termini di transito, per dare una comunicazione massiva e soprattutto per provare a dare ai cittadini anche le buste per poter conferire. Tutte le situazioni particolari vengono comunque riscontrate al numero verde, e se c'è una soluzione possibile ci attiviamo immediatamente. Nel 2022 dovremmo essere a regime con la tariffa puntuale, per cui chiusa la fase di sperimentazione nelle frazioni partiremo anche su tutta la città.